Ma si farà un quadro complessivo per battere la sinistra, per portare modelli di buon governo in regioni come la Puglia, regioni al sud, dove è giusto, è necessario ed è doveroso provare il modello di buon governo della Lega. Quattro domande fatte in esclusiva a Nuccio Altieri per comprendere quale progetto politico ci sia dietro al lancio della sua candidatura a governatore di Puglia. Cosa rimprovera innanzitutto al governatore uscente Emiliano? Governato da burocrate, montagna di burocrazia. La Puglia si è ancora di più incastrata con i suoi no, e infatti abbiamo visto come nel Salento è rimasto tutto fermo sulla xylella, dove ha fatto morire un territorio, e non si ha notizia nemmeno dei 300 milioni stanziati da Centinaio quando era ministro, perché non li riescono ad utilizzare, come non riescono ad utilizzare i fondi europei dei PSR. Il turismo non ha segnato niente, nessuna evoluzione, nessun passo in avanti. E che reazioni ci sono state in seguito al lancio del suo nome? C'è stato grande entusiasmo, grande affetto da tutti i militanti leghisti, dai nostri consiglieri comunali, dai segretari cittadini e provinciale, ma soprattutto da tanti giovani, da tanta gente comune e normale, magari non dal vecchio ceto politico della Prima Repubblica che tenta di preservare se stesso. Ed infine, qual è la visione, il progetto politico che la Lega ha per la Puglia? Progetto reale, forte, concreto e poi di assoluto rinnovamento, perché la Lega non ha mai governato in Puglia. In Puglia abbiamo provato tutto, eppure gli ospedali sono ancora chiusi o le liste d'attesa lunghissime. La Lega è portatrice di un modello di governo nuovo e efficiente, e la Puglia diventi una regione facile.